E del resto, che ti aspetti da tutti quelli che rimangono in silenzio se una donna viene insultata da un uomo e poi si scandalizzano se quella donna si difende? È tornata il traghetto. Io voglio chiedere questo, ma vale solo per me perché io sono una donna di destra e lui un uomo di sinistra? O vale proprio per tutte le donne? Uscite allo scoperto. Una donna che viene insultata può difendersi o no? Deve difendersi o no? Deve reagire o sottomettersi? Fateci capire come funziona il vostro femminismo, perché vi dico come funziona da noi. Noi siamo abituati a non abbassare la testa, a non subire, a non darla per vinta, a bulli e gradassi. Io sono una donna e ho il diritto di difendermi. Sono una donna e sono capace di difendermi. Sono una donna e pretendo lo stesso rispetto che riconosco agli altri. Eccola la parità, eccolo l'orgoglio femminile, quello che gli altri non sanno più difendere. E però lo strabismo, diciamo, su questo tema dei diritti negati non è l'unica specialità della ditta. Un altro grande classico è il tema della libertà di stampa e di informazione. Famosa Tele Meloni. Ci accusano di occupare la televisione pubblica e censurare gli intellettuali scomodi, chi più ne ha più ne metta. Poi vai a guardare, perché io sono una che studia le cose, vai a guardare i dati e scopri che per esempio il TG1, che è il telegiornale ammiraglia del servizio pubblico, al TG1, io sono stata il presidente del consiglio meno presente degli ultimi 6 presidenti del consiglio. Cioè dove io sono stata presente 15 minuti in totale, Conte era stato presente 42 minuti e Renzi 37. Allora si capisce che il problema non è che c'è Telemeloni, ma è che non c'è più TelePD. Però qui non vi possiamo aiutare, cari amici della sinistra, perché noi abbiamo promesso che avremmo riportato il pluralismo in questa nazione e lo faremo anche se vi stracciate le vesti. Non si può impedire. Dopodiché, in questo splendido armamentario del pericolo per la democrazia italiana, noi non dobbiamo dimenticare l'allarme per la più bella Costituzione del mondo, che secondo loro staremmo demolendo con il premierato, con la riforma della giustizia, perché no, anche con l'autonomia differenziata. Un diluvio di fake news sulle nostre riforme, che invece sono riforme di buon senso.